Carmen Zammataro e Mario Calvagno. È in collegamento dalla Novelli, presidente e responsabile eventi e relazioni esterne di Assolei Sportello Donna. Benvenuta Dalila, buongiorno. Ciao Dalila. Buongiorno a voi e grazie di avermi invitata, come al solito sempre molto attenti alle questioni che riguardano le donne. Grazie. Grazie. Dimmi. Grazie a te. E ritorniamo proprio su questo punto, sulle donne, a parlare di femminicidio dopo quello che è accaduto in questi ultimi giorni. Sì, come sappiamo a Senago, in provincia di Milano, il femminicidio di Giulia Tramontano, incinta al settimo mese di gravidanza da parte del compagno, a Roma quello di Pierpaola Romano, poliziotta freddata nell'androne di casa da un collega con cui aveva avuto una relazione. E allora Dalila, il copione purtroppo si ripete, diciamo così, più o meno con le stesse scene, un tuo commento? Sì, come ci siamo detti più volte, la questione è sempre la matrice appunto della cultura, della concezione proprietaria del corpo di un'altra persona. È questo che sta in qualche modo alla base di questi efferati delitti che colpiscono, guardate un po', quasi esclusivamente le donne. C'è questo specifico, voi ricorderete quanto commento negativo c'era stato su questa parola femminicidio, eppure quanto è vero, quanto è proprio uno specifico che si ripete continuamente e non si riesce a trovare il bandolo della matassa. Eppure il bandolo della matassa noi lo sappiamo dove c'è, dove sta, dove si trova. Si trova nella cultura, nella formazione, nel fatto che continuiamo a fare interventi anche a livello della politica che evidentemente non tengono conto di quello che le donne dicono da sempre, che tu puoi inasprire le pene quanto vuoi, ma il problema è che se tu non sposti l'ottica e non cerchi di creare anche nei bambini e nelle bambine la capacità di parlarsi, il rispetto reciproco, le modalità attraverso le quali non c'è una sopraffazione dell'altro, non usciremo quasi mai. Non usciremo da questa situazione. Ecco perché, e poi a parte l'efferatezza di questi due delitti, specialmente quello di Giulia Tramontano che portava nel suo corpo un bambino, perché ormai di un bambino si trattava. Esatto. Quindi c'è un'efferatezza assolutamente inaccettabile sulla quale dobbiamo tutti fare in modo di fare un lavoro. Voi come comunicatori, e lo fate in maniera egregia da tantissimo tempo, noi come operatrici delle associazioni che stanno sul terreno, sì, del contrasto. Certamente. No? Allora Dalila, in questi due casi parlavamo appunto di cultura: da un lato la donna è vista come una proprietà e dall'altro come qualcosa di cui disfarsi quando comincia a dare fastidio qualcosa e non qualcuno. E non rischiamo allora di assuefarci e accettare supinamente situazioni come queste, come se mancasse la condanna sociale in qualche modo? Guarda, poi alla fine le indignazioni nel momento contingente si elevano tutte, le indignazioni. Il problema è la quotidianità e come mai le donne che subiscono maltrattamenti per anni non vengono supportate, per esempio, dai vicini di casa, dai familiari, e anche le donne stesse hanno una concezione ancora un po' idealista della relazione. Per cui non tengono conto anche della loro salvaguardia, dell'autostima nei confronti di se stesse che le deve portare a proteggere. Quello che diceva la magistrata l'altro giorno è vero, di non accettare il colloquio, diciamo, finale, riparatore,
perché purtroppo le donne poi tra le altre cose hanno la percezione, perché da noi quando vengono e si rivolgono ai nostri centri antiviolenza, voi sapete che ce l'abbiamo anche dentro al Gemelli, quindi affrontiamo situazioni contingenti molto pesanti, no? Quindi loro ce l'hanno la percezione, ma vogliono dimostrare una loro capacità salvifica. E allora su questa cosa pure dobbiamo lavorare. Noi non possiamo pensare di redimere con le nostre modalità, un po' con un maternage. Noi siamo delle persone e dobbiamo semplicemente salvaguardare la nostra dignità e la nostra autostima. Quando abbiamo la percezione minima che viene violata, gli uomini vanno allontanati. Non c'è un altro modo per salvarci. Quindi non basta l'indignazione, bisogna poi agire. Sì, Dalila, bisogna tu... agire, sì. Certo, tu parlavi appunto delle le leggi vanno bene, la cultura è qualcosa che deve essere in qualche modo rivoluzionata. A questo punto c'è anche un'educazione di genere, diciamo così, i bambini e le bambine già sin da piccoli dovrebbero essere indirizzati in una maniera diversa, a volte anche il parlare delle donne in un certo modo con disprezzo, con nonchalance, rendendole degli oggetti proprio mentre se ne parla, anche quello insomma non va bene, no? Sì, sì, esattamente, perché come voi sottolineate, come abbiamo detto più volte, ci sono questi stereotipi che sono duri a morire, no? Per cui anche soltanto i ruoli delle donne sono sempre un po' ruoli subalterni, di secondo piano, no? Diciamo, è vero, noi adesso abbiamo questa nostra premier che dovrebbe rappresentare invece un modello alternativo, e l'importante è che diciamo le donne possano, lei, il fatto che si sia affrancata da questa sua appartenenza al genere femminile non aiuta diciamo l'immagine, perché invece le donne possono ricoprire dei ruoli di primo piano mantenendo la loro femminilità, il loro essere donne e rivendicando un ruolo importante, capito? Invece c'è questa duplice, dice sì, io mi sono affermata, ma mi sono affermata solo perché io sono brava e in qualche modo ricopio un modello maschile. Invece non è così. Noi dobbiamo fare in modo che il modello che le donne hanno portato avanti negli anni in cui c'è stata la rivendicazione e il salto di qualità delle donne venga trasmesso come un fatto positivo, perché è proprio la capacità del dialogo, la non aggressività che deve permeare la società, la non aggressività, le modalità dialoganti, il modo del rispetto dell'opinione dell'altro. Queste sono le regole attraverso le quali si superano azioni efferate come quelle, perché quella parte proprio quella modalità lì, cioè sempre un primo step, ed è lo step dello schiaffo, dello spintone, dell'urlo, queste sono, no, le prime avvisaglie. Quindi bisogna dire ai bambini e alle bambine che le persone si devono riuscire a parlare, non devono sopraffarsi, ed è un modo che è faticoso, perché ancora diciamo passa anche attraverso il cinema eccetera, che chi urla di più, chi batte più forte il pugno, chi dà lo schiaffo più violento vince. È chiaro. Mario Calvagno, Carmen Zammatari ancora in collegamento con noi, Dalila Novelli, presidente responsabile eventi e relazioni esterne di Assolei Sportello Donna, e grazie Dalila di essere qui ancora con noi.
Sì, abbiamo visto nel segmento precedente, abbiamo preso spunto dagli ultimi due femminicidi che ci sono stati, purtroppo quello di Giulia Tramontano e quello di Pierpaola Romano, abbiamo così nel frattempo posto le basi di quelle che potrebbero essere le soluzioni, dicevamo con Dalila Novelli, una base, un fondamento importante è quello delle educazione di genere, e continuiamo appunto su questa tematica. Dalia, nella capitale sono in funzione diversi sportelli di Assolei, di cui tu sei presidente, e l'ultimo, lo dicevamo, è quello che avete aperto presso il pronto soccorso della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Che tipo di attività state svolgendo in questa sede? Perché ne abbiamo parlato sì all'inizio, adesso siete andate avanti, cosa puoi dirci a proposito? E noi possiamo dire che questa sede del Gemelli è in un punto focale, perché ovviamente l'intercetta le situazioni più a rischio, le donne che si rivolgono al pronto soccorso perché in situazioni a volte disperate non sempre trovano la forza e il coraggio di raccontare le motivazioni che stanno dietro a questi segni del loro corpo. E quando appunto il Gemelli ci ha coinvolto, noi abbiamo creato appunto questa liaison tra un centro antiviolenza collocato vicino alla sede del pronto soccorso e le operatrici sanitarie del pronto soccorso, che in qualche modo si collegano con noi quando riescono a infondere quella fiducia necessaria alle donne che hanno subito maltrattamenti, per farsi quantomeno una chiacchierata, per vedere se c'è la possibilità di liberarsi da queste situazioni di sopraffazione, di violenza domestica. Quindi noi abbiamo questo ruolo di ascolto all'interno di un luogo dove c'è un'emergenza spesso e volentieri, e le donne vengono naturalmente accompagnate anche dai sanitari, quindi fanno da trade union tra il pronto soccorso e noi le aiutiamo attraverso le consulenze legali ma anche psicologiche, le modalità di ascolto empatico, in modo che riescano ad esporre quello che effettivamente hanno dentro, che a volte è molto sedimentato, no? È molto incistato da anni di violenze e anche carico di paura, perché voi pensate che c'è sempre questo timore, no? Di dover abbandonare i figli, oppure di essere perseguitate da questi uomini violenti, che non sono poi del resto, diciamocelo, paure peregrine, situazioni del tutto fantasiose, sono purtroppo reali, però che noi se le affianchiamo e abbiamo collegamenti con le forze dell'ordine, e quindi cerchiamo attraverso le forze dell'ordine di creare una situazione protettiva, no? E soprattutto loro che si possono adottare le misure velocemente, non c'è bisogno di aspettare molto perché il giudice possa pronunciarsi per l'allontanamento del compagno o del marito violento. L'unica cosa è che le associazioni che si occupano di questo si scontrano ultimamente con tanta burocrazia, e questo è veramente un problema, perché noi vorremmo soltanto aiutare le donne, stare sul pezzo, come si dice, no? Stare sulle questioni, invece a volte ci scontriamo con le statistiche, le relazioni, i confronti con istituzioni che al di là di certe situazioni contingenti poi non ti ascoltano nelle cose che tu chiedi, che poi noi veramente facciamo un lavoro di puro volontariato, come sapete, no? Certamente. Però ci sarebbe bisogno quantomeno di un supporto comunicativo, le istituzioni dovrebbero
proprio con il megafono dire a Roma esiste, a Solei quest'altro, che possono aiutarvi, rivolgete, ma lo deve fare l'istituzione, perché questo è un costo enorme per noi. È chiaro. È un impegno che non è facile sostenere, capito? Beh, Dalila, siamo in chiusura. La vostra attività di volontariato, sì, si svolge qui a Roma, ma voi collaborate anche con realtà del settore di altre città. Le donne che avessero necessità qui nella capitale, ma anche altre donne che in questo momento ci stanno ascoltando, donne vittime di violenza perpetrata in qualche modo, ecco, cosa possono fare per rivolgersi a voi e poi anche eventualmente avere un aggancio, se non fossero a Roma, con delle realtà delle città in cui vivono? Allora, intanto noi abbiamo sempre i nostri telefoni dedicati, che uno è il 345-583-9697, che è a disposizione di tutte le donne che si rivolgono a noi anche da altre parti d'Italia e che ci dà l'opportunità di indirizzare le donne anche in altre strutture, se hanno bisogno per esempio di case rifugio più che soltanto di un ascolto, se hanno bisogno appunto di un luogo dove poter alloggiare, e quindi questo è importante. Anche il Gemelli ha messo a disposizione un numero dedicato che è il 320-346-4044. Questi sono i due numeri che noi abbiamo a disposizione, che mettiamo a disposizione di tutte le donne che hanno bisogno anche solo di fare una chiacchierata, di vedere quali sono i loro diritti, come possono proteggere la prole, perché appunto c'è pure il problema della violenza assistita, che è pericolosissima e che in qualche modo tende pure a far colpevolizzare le donne, no? Perché se noi, c'è il paradosso che le donne non proteggono se stesse, e quello è un fatto, ma se non proteggono i figli, poi i figli vengono tolti perché non sono stati sufficientemente protetti. Quindi in qualche modo bisogna spiegare alle donne che loro non solo hanno un dovere su se stesse, ma hanno anche una responsabilità nei confronti dei propri bambini. Certamente. Prima di chiudere ti chiediamo, Dalila, di ripetere il numero di Assolei e il numero del Gemelli a cui si possono rivolgere tutte le donne del territorio italiano o che comunque vivono Benissimo. Nel territorio italiano. Allora, benissimo, allora il primo numero è 345-583-9697 e il secondo numero è 320-346-4044. Bene, allora un grazie a Dalila Novelli, presidente di Assolei Sportello Donna, responsabile degli eventi e relazioni esterne anche dell'associazione. Alla prossima, Dalila. Grazie a voi e alla vostra radio della speranza, che è sempre una speranza per tutti noi. Sì, anche Assolei vuole dare speranza alle tante donne vittime di violenza. Esatto. Quindi insomma una speranza condivisa, Dalila. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie davvero. Ciao, un abbraccio, un bacio anche da parte nostra. Ciao. Grazie, ciao.